Questa sera omaggiamo la figura di Enrico Caruso, sicuramente il più grande tenore di tutti i tempi, che all'epoca vendette con la sua prima registrazione 1 milione di copie di dischi. Rese la musica classica, la lirica e in modo particolare la musica napoletana famosa in tutto il mondo, quindi in occasione dei 150 anni della sua nascita abbiamo deciso di omaggiarlo con questo concerto a lui dedicato. E protagonista sarà l'Orchestra Sinfonica della Calabria, in questo modo appunto il festival continua a promuovere i giovani artisti calabresi, perché l'orchestra appunto è stata riconosciuta dal Ministero ed è una delle due ICO calabresi, quindi un programma sicuramente da non perdere. La musica napoletana e appunto i brani più celebri dell'opera saranno interpretati da un tenore e un soprano accompagnati dall'orchestra, e con questo concerto concludiamo la nostra permanenza a Soverato, perché dalla prossima settimana ci sposteremo e saremo il 30 a Tropea con un Eastbound, che è un concerto di musica popolare, una produzione internazionale che mescola la taranta e la tarantella con i suoni del Mediterraneo, e il 31 a Santa Caterina sullo Ionio nel Borgo Antico con il Salime Quintet e il concerto, il Ragtime fino a Pino Daniele. Maraviglia è un titolo che abbiamo destinato e pensato per Enrico Caruso, perché lo abbiamo pensato la maraviglia di tutto, con un artista completo, un cantante eccezionale, un uomo fantastico, e quindi ci è sembrato il minimo e giusto dedicare questo titolo a lui. E faremo un po' di brani musicali dove lui si è esibito, quindi dall'Argentina, la Francia, l'Italia, e poi ascolteremo alcune arie che ha reso popolari e famosi in tutto il mondo, oltre a qualche canzone napoletana. Diciamo che Enrico Caruso è stato il più grande tenore del secolo scorso, e famoso anche perché era il primo interprete di alcune opere. Per esempio stasera canteremo I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, di cui lui è stato il primo interprete, apportando anche qualche effetto, qualche modifica che poi è stata messa sullo spartito, che è piaciuto al compositore. Il legame con la canzone napoletana non è solamente perché era napoletano, e comunque il primo disco, ecco, di Io Sole Mio è stato inciso da lui come cantato dai tenori, e per lunghi anni, forse lo sarà anche tuttora, è stato il più venduto disco del mondo. Ma succedeva che, siccome appunto era sempre comunque una persona venuta da umili origini, succedeva che quando usciva dai camerini la notte dopo l'opera, era pieno degli italoamericani, e allora lui, essendo che si aiutava anche, distribuiva denaro alla gente italoamericana, faceva uscire il pianoforte e gli faceva un recital di canzone napoletane nel retro del vecchio Metropolitan, quindi anche questo legame della canzone popolare, proprio perché questo dono a quelle gente che non potevano andare a vedere l'opera perché erano di umili origini, perché erano povere, eccetera. Quindi anche per questo c'è un grande legame con la canzone napoletana. E poi, diciamo, forse O Sole Mio, se non fosse stato consacrato per esempio da un tenore, quindi dandogli questa veste della musica classica d'alto livello, non sarebbe diventata la canzone napoletana di allora, che oggi ha, diciamo, la dignità di una romanza di musica classica, di un'aria di musica classica. Questa forza che ha il dialetto napoletano, cioè la canzone popolare napoletana, che non ce l'hanno, anche i calabresi hanno le canzoni calabresi, o noi siciliani abbiamo alcuni brani di autori siciliani, però non sono riusciti a fare questa sponda nel mondo come la canzone napoletana. Lo si deve anche al fatto che questo famoso tenore napoletano ha dato un eco alla canzone napoletana che non ci sarebbe mai stato senza di lui, diciamo.